Vi do il benvenuto al quinto appuntamento dei seminari del progetto ARIA sull'adolescenza. E questo incontro ha il titolo Nutrirsi bene è un dovere, mangiare bene è un piacere. E questo incontro è a cura della cooperativa Terra Mia, nello specifico viene condotto dalla dottoressa Giulia De Ferrari, medico, e dalla dottoressa, dalla psicologa e psicoterapeuta Sara Vengust, per cui lascerei la parola a loro così si presentano meglio e vi illustrano il tema. Grazie. Sì, io sono psicologa e psicoterapeuta, lavoro per la cooperativa Terra Mia e conduciamo in questa serata questo seminario sull'alimentazione e ricordo anche che ci saranno poi degli incontri per i ragazzi di fascia più giovane, 4 incontri a partire dal 15 novembre, tutti i venerdì dalle 16 alle 18. Buonasera a tutti, è indispensabile questo. Allora, io sono Giulia De Ferrari, sono medico, psichiatra e psicoterapeuta, lavoro da tanti anni nella cooperativa Terra Mia e soprattutto negli ultimi anni mi sto occupando maggiormente del discorso dell'alimentazione in generale e dei disturbi dell'alimentazione, quindi insomma della parte un po' più educativa e preventiva, ma poi anche un po' della parte terapeutica legata al rapporto con il cibo. Allora, io ho portato un po' di slide, ma insomma, visto il numero e visto anche, come dire, strutturerei magari il più possibile come una chiacchierata, anche per andare poi magari un po' a orientarci su quelli che sono un po' gli interessi e eventualmente le domande o degli approfondimenti che volete fare. Come piccolissima presentazione, giusto da sapere insomma la provenienza, c'è chi lavora con gli adolescenti, chissà già qualche cosa rispetto al cibo, possiamo fare, visto che non siamo tanti, un piccolissimo giro in modo che io mi oriento così liberamente. Una mamma. Ho 3 figli, la più grande 13 anni, 15 e 8 anni, sono olandese, e le mie due grandi fanno specializzato umanistico. Ok. Il tema dell'alimentazione è importante. Ok. Ok. Perfetto. Io lavoro all'interno Ok, avete già approfondito un pochino il tema alimentazione. Ok. Quindi qualcosa, sì, anche se in realtà poi nei percorsi anche di studio, insomma, è vero che il cibo è un tema di cui sembra di sapere tantissimo, ma poi come approfondimenti veri, come anche informazioni corrette non è così, non sono così scontate, quindi. Io sono Tania e ci sto lavorando all'interno del progetto di ARIA, però mi occupo più della parte di accoglienza, okay. Avendo comunque, non ho laurea in psicologia, ma in altro. Non ho mai approfondito in realtà nello specifico il tema sull'alimentazione. Ok. Buon se vuoi. Io sono Roberta e nello specifico lavoro qua a Sazziali, quindi sono un po' più educativo, e non ho assolutamente nessuna informazione sull'alimentazione sana e in realtà mi interessa molto soltanto come spazio di educazione di cibo è un grande pezzo di connessione. Tema. Operatori di Terra Mia. Sono Maria, io lavoro con l'associazione che stava in prevento, e sono psicologa e ho studiato triennale, mi sono anch'io specializzando nella professione. Ok. Thank you.
Quindi insomma, abbastanza dentro ma non troppo, forse questo. Allora, come dicevo, magari io faccio scorrere alcune cose perché poi l'argomento è enorme, insomma il titolo è dall'alimentazione equilibrata al rapporto emotivo col cibo, eccetera, quindi ovviamente è una cosa grossa, per cui faccio scorrere un po' alcune cose, quando ci sono magari delle informazioni che vi interessano un pochino di più mi fermate e ci soffermiamo. Ovviamente, perché cibo? Il cibo è fondamentale su due versanti, no? Da una parte, qui se non parte da solo, lo devo cliccare. No? Eravamo troppo ottimisti, aspettate. Che ci eravamo fermati troppo e quindi lui si era. Ok. È un tema fondamentale, no? Noi si dice, sia dal punto di vista organico, perché in realtà il cibo, insomma, si dice spesso, noi siamo quello che mangiamo, e da una parte è un po' un modo di dire, dall'altra parte in realtà è vero, perché comunque il cibo è ciò che noi introduciamo dall'esterno, no? Per crescere, per sostentarci, per nutrire i nostri tessuti, per... e che va poi a strutturare, no, il nostro corpo, lo va a strutturare nel bene o nel male, perché di fatto si è visto soprattutto ultimamente che l'alimentazione è strettamente collegata al nostro benessere, ma è altrettanto strettamente collegata al nostro malessere, cioè alle patologie, quindi moltissime patologie. In realtà forse quasi tutte hanno una correlazione, alcune però in modo proprio preciso, sono collegate al nostro modo di alimentarci. Quindi noi siamo quello che mangiamo, quindi il cibo ha una correlazione diretta con la nostra salute fisica, ma ha anche una correlazione abbastanza diretta con la nostra salute psichica. Peraltro noi siamo un tutt'uno, quindi non possiamo separare il nostro corpo dalla nostra mente, e il cibo non soltanto nutre, no, le nostre cellule, i nostri organi, e va a interferire in senso positivo o negativo, ma parallelamente in qualche modo influenza anche il nostro benessere, il nostro malessere psicologico. In realtà il cibo fa parte della nostra vita, no? Della nostra vita di relazione. Se ci pensate, in realtà quando nasciamo la prima relazione che instauriamo è una relazione mediata dal cibo, no? Per cui la mamma che allatta, la mamma che dà il biberone è il primo momento di relazione, quindi il cibo media lo star bene, lo star male, no? Fisicamente, psicologicamente. Da lì in avanti, se ci pensiamo, tutti i momenti importanti della vita sono collegati al cibo, no? Quando si festeggia qualche cosa si mangia, quando si esce per la prima volta con un ragazzo in genere si va a cena, o gli eventi fondamentali sono legati al cibo. Quando stiamo male abbiamo meno voglia di mangiare oppure più voglia di mangiare, dipende dalle situazioni. Quindi in realtà il cibo, essendo poi peraltro un atto quotidiano, è fondamentale, no? Rispetto a quello che andiamo a fare anche dal punto di vista psicologico. Quindi è strettamente correlato al nostro benessere anche mentale. Allora,
In questa prima parte brevemente ci soffermiamo un attimo sulla parte, cioè partendo da questo presupposto che però sono inscindibili, no? Quindi però ci soffermiamo un po' di più su questa parte fisica. Questo è quello che dicevamo adesso, quindi l'alimentazione e lo stile di vita influenzano il nostro stato di salute generale, sia fisico che psicologico, e viceversa anche, no? Il nostro stato di salute generale è influenzato da. Se ci soffermiamo un attimo di più sul discorso fisico, per sostenere un po' quello che vi stavo dicendo prima, che ormai si è vista insomma, in tutti gli studi scientifici recenti, una correlazione stretta tra alimentazione e patologie, per cui in tutte queste malattie che sono in aumento negli ultimi decenni, quindi soprattutto le malattie cardiovascolari, le malattie degenerative, le malattie metaboliche, tra cui l'obesità, perché dobbiamo già considerarla una malattia metabolica, il diabete, malattie autoimmuni, e anche nelle malattie tumorali si è vista una correlazione stretta con l'alimentazione. Questo è un piccolo ripassino dell'elementare o delle medie a seconda di quando, perché per andare un po' a capire dal punto di vista fisico e organico che cos'è un'alimentazione equilibrata, dobbiamo avere quantomeno un po' in mente quali sono i nutrienti essenziali. I nutrienti essenziali sono 5: le proteine, i carboidrati o zuccheri, quindi zuccheri semplici e complessi, i grassi, che si possono dividere in saturi e insaturi, insomma queste sono tutte poi tematiche che non possiamo tanto approfondire, gli oligoelementi, che sono le vitamine e i sali minerali, in realtà l'acqua, che l'ho messa separata, ma poi l'acqua in realtà contiene molti sali minerali. Quindi se parliamo di un'alimentazione equilibrata e sana, dobbiamo parlare dal punto di vista nutritivo e organico, quindi lasciamo da parte per il momento il discorso psicologico, pensare a un'alimentazione che contenga tutti questi nutrienti. Anche di questo, insomma, ormai se ne parla tantissimo, di cucina, ci sono programmi, eccetera, insomma, sembrano argomenti un po' strasentiti e stradetti, non è così scontato che poi nella praticità delle cose si faccia sempre il giusto, anche perché le cose che si dicono si dicono sui giornali, sui social, eccetera, direi nel 65%, cioè 70% sono cose abbastanza vere, però c'è anche una marea di informazioni scorrette, c'è una marea di informazioni che magari sono corrette ma sono enfatizzate per questioni di moda o di altro, e quindi in realtà poi si può leggere una cosa e l'esatto contrario, in realtà può essere vera sia una che l'altra, ma un po' a seconda della moda vengono proposte delle cose, soprattutto nelle diete, quindi parlando anche di adolescenti si parla moltissimo di difficoltà, a volte questo lo vedremo poi dopo, di rapporto con il corpo, si parla tanto di diete, quindi ci sono delle diete che vanno di bellissima, no? E quindi a volte ci sono delle informazioni che, se buttate così anche sui social, possono creare delle premesse di poi percorsi un po' difficili, no? Per le ragazze, ma anche per i maschi, questo lo vedremo poi dopo. Quindi, però, per tornare al discorso che stiamo facendo, un'alimentazione equilibrata è un'alimentazione che prevede una presenza di tutti questi nutrienti. Non sto ad approfondire, quindi qua facciamo proprio una carrellata, i carboidrati, che sono gli zuccheri, che sono fondamentali al nostro organismo perché sono le sostanze che ci danno energia pronta, no? Quindi l'energia che serve soprattutto al cervello, i muscoli, per tutto ciò che facciamo.
Le proteine, che invece sono un po' la parte strutturale, i mattoni del corpo che vanno a costituire un po' la struttura del nostro fisico, che a loro volta sono composti da aminoacidi che sono indispensabili. Tendenzialmente la nostra alimentazione, anche se adesso insomma tutte le diete iperproteiche vanno di modissima, mi riferivo un po' a quello, in realtà la nostra appunto alimentazione ha tendenzialmente un eccesso di proteine. I grassi, che sono anch'essi fonte di energia e sono però un'energia di immagazzinamento, quindi un'energia meno pronta, che sono molto vituperati, in realtà sono assolutamente indispensabili. Buona parte del nostro corpo è strutturata di grassi. Se ci pensate, se l'avete studiato, la parete di tutte le cellule è costituita da grassi, no? Da colesterolo e non so. Quindi in realtà i grassi ci sono indispensabili, quindi a volte pensare di fare delle diete senza grassi non è una buonissima idea. Ci sono poi dei grassi che, come gli omega 3 e gli omega 6, che sono acidi grassi essenziali, perché noi una parte di acidi grassi come organismo siamo in grado di sintetizzarli, di produrli, ma ci sono questi due tipi di grassi che non sono in grado, cioè non possono essere prodotti dal nostro corpo, quindi vanno assolutamente introdotti dall'esterno. E poi ci sono le vitamine. Quindi quelli che ho detto prima sono i macro elementi, perché in genere li mangiamo in grande quantità. Poi ci sono gli oligoelementi, che sono delle sostanze che invece sono necessarie, indispensabili, ma in piccola quantità. Le vitamine ne abbiamo bisogno di microgrammi, nanogrammi, a seconda delle vitamine di cui parliamo. È un discorso amplissimo che non si può assolutamente affrontare, perché ogni vitamina ha una funzione specifica, ma ogni vitamina è indispensabile, quindi in realtà un'alimentazione equilibrata ci permette di acquisire tutte le vitamine e tutti i sali minerali di cui abbiamo bisogno. Abbiamo detto oligoelementi, quindi sono delle sostanze che in qualche modo vanno a regolare dei processi, intervengono in alcune reazioni chimiche del nostro corpo e che sono indispensabili. Quindi se ne manca qualcuno, quindi se facciamo delle diete, insomma, se abbiamo un'alimentazione squilibrata, se abbiamo un'alimentazione troppo industrializzata, in realtà industrializzata con troppi cibi preconfezionati, è probabile che abbiamo degli squilibri rispetto agli oligoelementi. Ok, quindi una sana alimentazione, giusto per fare una sintesi, faccio un po' scorrere, dal punto di vista un po' più fisico, le cose importanti sono un po' queste: controllare il peso e mantenersi attivo. Di fatto sia il controllo del peso che l'attività fisica si sono viste collegate alla... a tutta una serie di malattie metaboliche. Ultimamente, se avete sentito un pochino parlare, si parla sempre più di sindrome metabolica, che non è una vera e propria malattia, ma una condizione che può portare a delle malattie, quelle che abbiamo un po' citato prima. E il peso e l'inattività predispongono a questo discorso. I cibi di cui tendenzialmente dovremmo fare più uso sono i cereali, meglio se integrali, i legumi, la verdura, la frutta. Anche queste sono, insomma, fanno parte ormai delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi i cereali, meglio se integrali, perché i cereali integrali hanno un minor indice glicemico, ci fanno sentire sazi e impediscono i picchi di glicemia, che sono quelli che ci fanno poi cercare continuamente cibo, ci fanno cercare soprattutto zuccheri semplici, no? Quindi le merendine, il cioccolato,
Legumi, verdura e frutta. Ci sarebbero tantissimi discorsi da fare, ma insomma, qua è per dare soltanto un po' un'idea di quelle che sono adesso un po' le linee guida rispetto a una sana alimentazione, cioè che cosa significa alimentazione equilibrata. I grassi sono un po' da limitare, ma come dicevamo prima, non da eliminare. Limitare invece gli zuccheri semplici, quindi glucosio, fruttosio, saccarosio, tutti gli zuccheri che vengono assorbiti rapidamente dal nostro organismo e quindi danno questo stress glicemico, no? Perché se noi mangiamo una ciambella, in realtà dopo 10 minuti nel nostro sangue la glicemia sarà a 200. E quindi il nostro organismo deve, in particolare il pancreas, deve produrre l'insulina per riportare la glicemia giù. Ma quando la riporta giù, noi ci sentiamo un po' affaticati, un po' sonati, e ci viene subito fame, no? Soprattutto di cose dolci, quindi magari mangiamo di nuovo due biscotti, no? E quindi di nuovo abbiamo il picco di glicemia. Quindi questo discorso qui crea uno stress al nostro organismo e predispone poi in prospettiva a malattie, come dicevamo prima, come il diabete o l'obesità. Bere acqua, queste sono cose che si dicono, poco sale da cucina, ma insomma dipende. Alcol in quantità, variare le scelte, quindi alimentazione equilibrata vuol dire anche dal punto di vista psicologico questo, non ripetere sempre gli stessi cibi e le stesse cose, ma abituarsi a sperimentare, a mangiare cose diverse. Se parliamo di frutta e verdura, la frutta e verdura cambia con la stagione, insomma, non tantissimo, ma cambia abbastanza, quindi abituarsi a mangiare, a cambiare cibi con il cambiamento della stagione, ma anche a cambiare proprio cereali, ce ne sono di tantissimi tipi, di legumi anche, quindi noi tendiamo a essere abbastanza ripetitivi, no? Quindi tendiamo a, insomma, essere un po' ammaestrati da piccoli, perché cresciamo in famiglia, in genere in famiglia si viene abituati a certi gusti, a una certa modalità di cucinare, e poi tendiamo un po' a ripercorrere anche gli stessi percorsi. Se ci pensate, quando andiamo a fare la spesa, no? Facciamo proprio anche gli stessi percorsi fisicamente col carrello e compriamo bene o male le stesse cose. Il fatto di abituarsi un po' a variare abitua intanto l'organismo a degli alimenti che anche variano un po' dal punto di vista nutrizionale, insomma, andando sempre più verso sostanze più sane. E poi vedete lì tanti colori, in realtà è anche importante variare i colori, a ogni colore corrispondono determinate vitamine, ad esempio determinati sali minerali, quindi di fatto è importante variare. Ed è importante anche un po' abituare i bambini a variare. I bambini, dicevo, noi siamo un po' abituati, ma i bambini tendenzialmente tendono anche loro un pochino ad abituarsi ad alcuni cibi, a irrigidirsi. Se questo irrigidimento diventa eccessivo, poi può essere anche un po' dannoso, no? Quindi ci sono bambini che poi mangiano soltanto determinate cose, a volte addirittura soltanto in determinate modalità, no? E se poi andiamo più avanti, a volte entriamo nella patologia addirittura soltanto in determinati piatti, magari, o disposti soltanto in un certo modo, no? Quindi, perché poi alcuni disturbi si vanno. Quindi abituarsi alla flessibilità, ma insomma non solo nel cibo, ma in generale è una buona cosa. Questa è la, quando si parla di alimentazione sana, alimentazione un po' equilibrata, questa è la piramide alimentare, che insomma, c'era una piramide quando tutti noi forse facevamo veramente l'elementare, eccetera, ma no, questa non è quella là, nel senso che è l'ultima piramide alimentare, quindi credo del 2014 o 2015, non mi ricordo bene. Quindi con i nuovi aggiornamenti, le nuove indicazioni.
Ad esempio, una delle grosse novità di questa piramide rispetto a quella che ci proponevano le nostre maestre è tutto quello che c'è alla base. Qui la piramide è ciò che dobbiamo fare tanto, in cima ciò che dobbiamo fare poco, non è il più importante. Quindi in realtà una delle grosse novità di questa piramide è che, se vedete alla base, ancora sotto rispetto ai cibi veri e propri, ci sono dei comportamenti. Quindi un po' nella nuova piramide si va a sottolineare che certo ciò che noi mangiamo è importante, ma sono importanti anche i comportamenti che noi mettiamo in atto con il cibo, per cui se anche mangiamo perfettissimamente, pesiamo tutto quanto, ma non facciamo attività fisica, probabilmente non stiamo facendo delle cose così positive per il nostro organismo. Convivialità, quindi quello che dicevamo un po' prima, il cibo è legato anche alle relazioni, è legato allo star bene oppure allo star male, quindi mangiare è importante. Cioè nella piramide ci viene segnalato che è importante non solo che cosa mangiamo, ma anche come lo mangiamo. La stagionalità, quindi il discorso che facevamo prima rispetto ai cibi, quindi certo alcuni cibi fanno molto bene, però se noi vogliamo mangiare le fragole d'inverno, la fragola è molto ricca di vitamina C, ma mangiata in un periodo in cui è fuori stagione, coltivata malamente, sotto serra, riscaldata, non ha più le stesse proprietà nutritive della fragola della tarda primavera o dell'estate. E prodotti locali, quindi anche qui un comportamento, quindi prodotti locali, perché i prodotti locali sono legati alla stagionalità, ma sono anche legati a una certa eticità nei prodotti, no? Quindi se noi ci mangiamo delle cose che hanno attraversato l'oceano e sono state bloccate nella maturazione, non sono, dal punto di vista anche nutritivo, non soltanto poi dell'economia globale, non sono così positivi per il nostro organismo, no? Quindi oltre che si è inquinato per trasportarli, piuttosto che si è consumato per produrli. L'altro comportamento che c'è alla base, quindi insomma un po' trasversale rispetto al discorso dell'alimentazione, è bere acqua, però questa direi che è un'informazione che ormai in qualche modo è abbastanza passata, lo sanno tutti, magari non lo facciamo tantissimo, però tendenzialmente almeno un litro e mezzo d'acqua bevuta, perché poi c'è molta acqua anche negli alimenti che mangiamo, però un litro e mezzo d'acqua è considerata un po' la quantità minima da ingerire, non bisogna neanche eccedere, quindi bere acqua non significa bere 6 litri di acqua al giorno, perché poi anche su quello ci possono essere delle controindicazioni, sì, e poi ci sono anche delle variazioni a seconda di quello che si fa, se si suda o meno, però tendenzialmente, ecco, il discorso di un litro, almeno di un litro e mezzo di acqua al giorno è considerato necessario. Poi ci sono gli alimenti da consumare in tutti i pasti, quindi comunque quello che dicevamo, la frutta, la verdura che va consumata in quantità tutti i giorni e a ogni pasto, direi più verdura che frutta, perché la frutta contiene molti zuccheri semplici, quindi dovendo scegliere, per quel discorso che facevamo prima, no, di iperstressare il nostro sistema degli zuccheri e della produzione dell'insulina, la frutta in realtà contiene fruttosio, ovviamente, quindi dovendo scegliere magari è meglio la verdura, però ovviamente la frutta fa molto bene, poi pane, pasta, quindi tutti i cereali preferibilmente integrali, vedete, queste sono indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi questo discorso degli integrali. Poi latte, derivati, consumo giornaliero, quindi almeno una volta al giorno, latte, derivati, insomma su questo ci sono un po' di controversie, ma le indicazioni sono queste. Olio d'oliva, frutti oleosi, quindi frutta guscio, semi, olive, perché in realtà contengono soprattutto dei grassi
positivi, grassi poliinsaturi, insomma, adesso non ci siamo soffermati, ma. E poi erbe, spezie, quindi vari condimenti, soprattutto spezie, al posto del sale. Tendenzialmente noi abbiamo una cucina che è iper zuccherina e iper salata come gusti, quindi abituarsi a dei gusti meno salati e magari più speziati, quindi le spezie danno comunque sapore ma non forniscono un eccesso di sodio che è, se appunto ingerito in quantità eccessive è dannoso per il nostro organismo. Appunto, e viene consigliato, insomma, quindi una riduzione di cloruro di sale da cucina e un utilizzo maggiore di altre sostanze come le spezie o comunque insomma i vari condimenti che utilizziamo, l'aglio, le cipolle. Consumo settimanale, ancora in su, pesce, crostacei, molluschi, anche se in realtà ho pollame, carne bianca, insomma. Settimanale vuol dire insomma anche 2-3 volte a settimana, il pesce, insomma, tralasciando un po' le problematiche dell'inquinamento, in realtà contiene sia proteine molto positive che acidi grassi essenziali, quindi va molto bene. Sì, soprattutto gli omega 6. Legumi. E uova, quindi tutta la parte un po' più proteica. E poi in cima alla piramide, quindi porzioni moderate, ma direi che personalmente sono le cose dal punto di vista nutrizionale, perché poi dal punto di vista psicologico può essere, si potrebbe anche fare a meno. Carne rossa, i salumi, quindi tutti gli insaccati. E i dolci, ma sui dolci ci sono altre componenti, insomma, altri circuiti che vengono messi in atto, nei circuiti del piacere, eccetera. Però dal punto di vista strettamente nutrizionale, beh, sulla carne rossa ormai è abbastanza acclarato un collegamento stretto con le patologie in particolare tumorali, no? Il tumore del colon in primis. I salumi hanno le problematiche della carne rossa unita insomma alle altre sostanze, i nitrati, una altissima percentuale di sale, e i dolci sul discorso che facevamo prima, insomma. Quindi questa è un po' insomma, quando si parla di alimentazione equilibrata, insomma, ad oggi, poi magari perché insomma, questa, come vi dicevo prima, è già diversa dalla piramide di 10 o di 20 anni fa, però questa al momento contiene insomma, quelle che sono le indicazioni ormai definite dal punto di vista scientifico e degli studi ad oggi. Boh, su questa prima parte qualche domanda, qualche cosa che non vi ritrovavate, qualche dubbio? Della glicemia, mi chiedevo quali sono gli spunti meno pericolosi che usate al di fuori dei pasti. Gli spuntini sono tutti quelli che non contengono solo dolci, gli spuntini più sani, per cui ad esempio frutta secca, che come dicevamo prima contiene degli acidi grassi sani, delle proteine, eccetera, quindi la frutta secca, se uno non ha particolari problemi, latticini, quindi lo yogurt,
che anche questo, insomma, se non è proprio di quelli super zuccherati, quindi yogurt inteso come non alla frutta, perché quelli alla frutta non hanno la frutta, ma hanno solo gli zuccheri, gli aromi della frutta, possono essere zuccheri ma magari complessi, quindi cracker integrale, un pezzo di pane integrale o semi integrale, insomma, però non straraffinato, perché il pane bianco in realtà, essendo molto raffinato, crea questa problematica, quindi fa parte sempre degli zuccheri, non è un dolce di per sé, ma in qualche modo fa parte degli zuccheri. Più la farina è raffinata, meno viene assorbita velocemente, meno, no? Un frutto, che certo contiene un po', però non contiene soltanto frutta, quindi, cioè, scusate, soltanto zucchero. E in realtà cioccolato amaro di per sé, non il cioccolato al latte che è molto zuccherato, ma il cioccolato amaro. Quindi questi potrebbero essere delle idee di spuntini. In realtà, appunto, noi siamo abituati a cose che riteniamo anche molto sane, per dire, dare il succo di frutta anche biologico ai bambini sembra una cosa, insomma, abbastanza, a parte che normale, in realtà i succhi di frutta sarebbero da evitare, cioè facciamo abbastanza del male a dare i succhi di frutta, per non parlare poi degli estate, queste cose qua che sono iper zuccherati, quindi bisogna fare un po' attenzione, il che non significa che poi, appunto, mangiarsi una cosa ogni tanto dolce o un succo di frutta, però tendenzialmente anche questo si è visto che noi, forse anche questo l'avete sentito, se ne sta parlando molto, noi siamo, insieme alla Grecia e alla Spagna, in Europa il paese dove c'è maggior obesità e sovrappeso nei bambini, nella fascia di età 0-10, no? E si stanno vedendo tutta una serie di patologie che prima non si vedevano e che si stanno sempre più, di cui c'è un'insorgenza sempre più precoce, no? Per cui, ad esempio, appunto, l'insorgenza anche di ipertensione, no? di malattie cardiovascolari, si stanno vedendo anche nei ragazzini o nei bambini, diabete, c'è un diabete che ha una predisposizione genetica, ok, quindi non parliamo di quel tipo di diabete, che, insomma, una volta si parlava diabete giovanile, diabete dell'anziano, perché un po' di anni fa in realtà nei ragazzini e nei bambini si vedeva il diabete soltanto di chi aveva una predisposizione genetica. Adesso in realtà si vede lo stesso diabete che veniva più avanti nell'età anziana, lo si vede già nei ragazzini e negli adolescenti, quindi di fatto questo, insomma, è un problema grosso, no? Soprattutto in Italia, perché poi in altri paesi è un pochino più contenuta come cosa, e proprio perché, appunto, un eccesso di zuccheri, un eccesso di pasta, la pasta fa bene, non ne abbiamo bisogno, però un eccesso di pasta, un eccesso di pizza, di focaccette, cioè un'alimentazione molto sbilanciata da questo punto di vista, poi comporta questi effetti collaterali dal punto di vista, cioè rispetto alla crescita, quindi i bambini e quindi poi tutte le patologie che, se iniziano ovviamente nell'età evolutiva, poi è molto difficile, come dire, farle regredire, no? Perché, appunto, un conto che si inizi, insomma, a prendere chili o avere il diabete a 50, 60, 70 anni, un conto è a 10 o 20 anni, quindi, insomma, con tutta la parte anche di costi sanitari che da lì in avanti poi è necessaria. Va bene, qua c'è tutta una parte sulla longevità che però starei... Ma quindi quello di cui stiamo parlando un pochino adesso rispetto un po' ai ragazzi, no? Quindi che cos'è che fa male? Abbastanza scontato rispetto al discorso che stiamo facendo adesso, però l'ho messo un po' tutto insieme.
fare attenzione un po' anche al ritmo dei pasti, qua inteso come non saltare la colazione ma neanche gli altri, perché se si saltano dei pasti poi si arriva in certi momenti della giornata che si ha famissima, e quando si ha famissima ci si abbuffa un po' di tutto quello che c'è, magari in tutto quello che c'è in casa ma anche fuori, quindi non saltare la colazione è anche inteso come dare un po' un ritmo nella propria alimentazione. Quando ci sono dei disturbi nell'alimentazione, una delle prime cose che si ricomincia a fare è iniziare magari anche pochissimissimo, però a rieducarsi a 5 pasti, no? Quindi il pranzo, scusate, la colazione, uno spuntino, il pranzo, uno spuntino e la cena, tendenzialmente. Ma lo stesso si fa nei casi di, ad esempio, di obesità, no? Si riparte a dare un ritmo, no? All'alimentazione, quindi anche nel caso in cui si mangia troppo, comunque bisogna mangiare in modo regolare, in modo da non avere anche poi una fame compulsiva che in certi momenti, nel caso dell'obesità, oppure al contrario, no, riabituarsi allo stimolo della fame, perché invece là dove si innescano dei meccanismi patologici in cui pian piano si restringe, ci si controlla sempre di più, a un certo punto non si sente più fame, quindi non si ha più voglia di mangiare, nel caso delle, ad esempio dell'anoressia, è importante invece ristabilire un ritmo, no? Nella giornata. Un ritmo che noi normalmente peraltro abbiamo, perché noi, insomma, dal punto di vista cerebrale abbiamo un centro della fame, un centro della sazietà, no? Situato nel nostro sistema nervoso, che ci dà delle indicazioni, no? Cioè ci manda degli impulsi nel momento in cui ci mancano delle sostanze. Il centro della fame ci dice mangia qualche cosa, e quando abbiamo mangiato un po' a un certo punto ci dice ok. Però così come tutte le parti un po' più organiche, tutte queste cose qua sono fortemente influenzate anche da altre cose, ad esempio dalla parte emotiva. Quindi comunque il centro della fame, che è strettamente connesso, perché è messo al centro ed è connessa tutta la parte limbica poi, che poi la parte delle emozioni, a volte può dirci di mangiare anche se non abbiamo fame, oppure può dirci di non mangiare anche se abbiamo fame. E quindi questa interferenza in qualche modo può alterare questo discorso. Allora, nel momento in cui ci sono poi delle alterazioni, si deve fare tutto poi un recupero dei meccanismi anche neuronali che stanno alla base della fame e della sazietà, e anche ovviamente della parte emotiva, perché poi, no, essendoci questa stretta correlazione. Era una mano alzata? Superato. È difficile. No, è difficile, e lo so che la teoria, cioè scriverlo è un pochino più semplice che poi nella pratica, di fatto, perché poi appunto nel... Sì, non è che su quello ci sono strategie precise, non ci sono... bene o male sapere quello che è un po' la strada corretta è provare, innanzitutto magari facendolo noi, e poi continuare... della colazione che si possa immaginare, ma purtroppo non basta. Le mie compagne che a colazione vanno al bar a mangiare il pastà e io non ho più risorse, mi sembra di non averle. No, è vero.
Peraltro, appunto, in quello che dice c'è anche quest'altra componente, che è l'altra componente importante che non abbiamo, cioè abbiamo citato un po' prima, però nell'adolescenza c'è molto, che è questa parte relazionale, quindi nessuno fa colazione, oppure tutti si mangia le patatine o l'hamburger, oppure insomma, no, la verdura un po' da sfigati. Sì, no. Anche se vanno più di moda, ultimamente vanno più di moda, però non nella piena adolescenza, forse un pochino dopo, insomma si stanno un po' recuperando anche alcune pratiche, cioè se ci fate caso magari si va in giro. Si va in giro anche con le scatolette, cosa che effettivamente una volta magari non si faceva, però con gli adolescenti è ancora molto difficoltoso questo discorso. È molto difficoltoso anche perché sempre di più, e se volete entriamo poi nella seconda, il cibo per gli adolescenti è strettamente collegato, anche per gli altri, però è strettamente collegato al corpo. Quindi cibo, corpo, e ancora di più il cibo è strettamente correlato all'immagine corporea, ancora più che il corpo, quindi a come noi vorremmo essere, a come ci immaginiamo di essere. E là è difficile poi, come dire, entrare, perché non si tratta solo più della mela, non si tratta solo più, ma si tratta proprio un po' di vedersi troppo grassi, troppo magri, non come si vorrebbe, e quindi e in questa fase, il motivo per cui in questa fase qua si vanno a innescare tutta una serie poi di meccanismi, no, che possono essere pericolosi, tipo fare una, cioè, tipo smettere di mangiare, no, alcuni cibi o ridurre fortemente, oppure sbilanciare, ad esempio per i maschi, sbilanciare l'alimentazione su cibi iperproteici, no? Quindi mangiare pollo, 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 riso, 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 nelle palestre, no? Ci si passa un po', ci si passano i consigli alimentari e si va un po' dritti su quelli. Quindi, e nell'adolescenza queste cose qua, al di là che poi sono sbagliate, eccetera, però potrebbero essere temporanee, poi evolversi, essere superate, però l'aspetto problematico è che si vanno a innescare con queste tematiche qua, no? Quindi il cibo è il corpo, molto più che in altre fasi di vita, e quindi a volte non si tratta solo di non sapere che è meglio mangiare una mela piuttosto che no. Ma si tratta anche magari di aver paura di mangiare la mela o determinati cibi, perché potrebbero in qualche modo modificare o portarci verso un aspetto che non ci piace, no? Oppure mangiare determinati cibi nell'immaginario, perché poi ovviamente magari non è così, può essere appunto un po' contrario a come vorremmo che fosse il nostro corpo. Quindi questo è un po' la vera problematica. In realtà, come dimmi. Sì, più che metabolismo accelerato è che comunque sia una fase di crescita, quindi ovviamente c'è più bisogno, no? sia di calorie che di alcune sostanze, quindi nel momento in cui poi la crescita tende a fermarsi, uno si è abituato a mangiare in un certo modo. Sì. Viaggiano un po' su binari polarizzati nel modo di pensare e di porsi rispetto a tutte le questioni, no? Quindi l'adolescente non vede le sfumature o non prende delle decisioni, come dire, intermedie, no? Mediate da una riflessione.
l'adolescente è istinto, quindi o è bianco e nero, o è nessuna mela, o è 100 mele, o è solo mele, o è solo hamburger, quindi è un po' un modus operandi proprio dell'emotività e anche dell'irrazionalità adolescenziale, polarizzarsi su e irrigidirsi anche. E un po' l'adolescente tenta attraverso la gestione del cibo, anche la manipolazione del cibo, di gestire il corpo, questo legame, controllo il cibo, quindi controllo il mio corpo, in fantasia ovviamente, perché poi in parte questo è vero, visto che siamo quello che mangiamo, però un po' c'è la fantasia dietro di poter controllare attraverso il cibo anche un po' la situazione di quello che saremo, mangio poco, quindi sarò magra, poi chi lo sa se questa sarà vera o no, no? Però intanto mi mancheranno sicuramente delle cose, delle esistenze nutritive. E anche se in passato c'è stata l'abitudine familiare, culturale, sociale a fare la colazione, fare tutti insieme, fare di un certo tipo, in adolescenza vengono scardinate soprattutto delle modalità relazionali che hanno a che fare con la famiglia e con i genitori, perché vengono soppiantate poi da proposte che fanno i coetanei. Quindi quello che dice il coetaneo ha un peso diverso da quello che dice la mamma, quindi se il coetaneo mangia le patatine ha sicuramente più voce in capitolo, anche se fino a ieri, perché poi l'adolescenza è passata molto rapido, no? E anche appunto precoce adesso rispetto a una volta, fino a ieri la si pensava in maniera lineata con la famiglia, da oggi poi questo discorso non è più valido perché l'adolescente appunto è coetaneo. Io capisco questo, però nel momento in cui tua figlia è sempre stanca, facendo allenamenti a settimana, allenare nel weekend che sono 12 ore al giorno in pista, come faccio a conciliare il suo essere, cioè arrivare a dire devo fare colazione da sola, va benissimo, non mi siedo con te perché hai bisogno, non è un problema, però cioè, questa è sempre stanca, come io faccio, cioè non c'è proprio modo di comunicarmi, di fargli entrare una cosa in testa, il bisogno che questo corpo non sta in piedi se non mette dentro qualcosa. Non si può approfondire, però a me è distinto di dire che se fa un'attività agonistica ci sarà un allenatore che magari esercita un certo carisma e quello che pensate che non passa, non vede ma in maniera efficace, o le compagne, però è la cosa insomma, migliore. Un'altra istituzione in senso riconosciuta, no? Che abbiamo può veicolare lo stesso messaggio con maggiore efficacia. Perché sai, ce l'abbiamo dato al coach con l'alimentazione, però sono figlia. Per appunto ancora 11 anni sembra ancora un po' a lei, perché gli altri sono un po' una fase del passaggio, cioè, bisogna passare attraverso questi momenti. Mi sento di dare una speranza, nel senso per tanti anni non ho fatto colazione, poi è anche un meccanismo rispetto a rendersi conto del metabolismo, è un po' anche più per sperimentare, nel senso che uno si rende conto che sta fisicamente meglio facendo colazione, però questo sia anche un passaggio un po' fisiologico forse. Sì, da una parte sì, dall'altra effettivamente tutti gli ambienti un po' di agonismo, nonché diciamo, alcuni sport sono un pochino più a rischio rispetto a questo discorso qua. La danza classica in particolare, no? Chi non sa, o appunto le atlete, perché non sempre, cioè, è vero che gli allenatori dovrebbero avere un pochino, però non sempre c'è questa, anche questa formazione, questa attenzione, perché poi per certi versi fa anche comodo che le ragazzine siano magre, siano no, scattanti, siano, abbiano un'alimentazione anche un po' squilibrata, che faccia un po' funzionare meglio determinate funzioni fisiche, no? Per fare un esempio, ad esempio le ginnaste hanno un'alimentazione completamente squilibrata, anche una composizione del corpo completamente squilibrata, perché hanno una componente muscolare eccessiva rispetto alla componente grassa che noi comunque dobbiamo avere, perché poi il grasso produce ormoni, insomma, soprattutto dal punto di vista femminile è estremamente importante, però come dire, va benissimo, però sono molto squilibrate. Per fare quello sport lì bisogna avere una composizione fisica squilibrata rispetto alla normalità.
E quindi chi allena dovrebbe saperlo e dovrebbe però anche fare attenzione a incentivare, ma poi fino a un certo punto, perché poi ci può essere anche qualcuna che è un pochino più sensibile da quel punto di vista e là si innesca invece qualche cosa di più, no? Perché nel 90% dei casi è un passaggio, quindi uno si rifiuta, fa colazione, eccetera, però ci può essere per qualcuno quel passaggio lì, può essere un passaggio in cui uno resta un po' impigliato, no? E quindi da lì inizia poi a venire fuori qualche cosa da cui liberarsi è abbastanza lungo e complesso, no? Quindi adesso non parliamo soltanto proprio delle malattie grosse, ok, l'anoressia, la bulimia, però anche proprio il rapporto con il cibo problematico può essere una cosa che uno poi si trascina avanti, no, nella vita. In realtà non è così, vabbè, qua insomma non ci soffermiamo troppo. Volevo dire una cosa che non so. Ok, questa. Che comunque il rapporto con il cibo in generale, senza appunto andare proprio nella patologia, ma sa, è un problema sempre più diffuso. Quindi vuol dire che in qualche modo, spesso a partire dall'adolescenza, ma in molti casi, perché stiamo abbassando l'età un po' su tutto, quindi in realtà ciò che una volta succedeva magari nelle medie adesso inizia a succedere nelle elementari, no? Per cui sta diventando un problema sempre più diffuso, quindi anche su questo un po' gli studi, le statistiche ci stanno dicendo che l'incidenza della problematicità del rapporto con il cibo tende ad aumentare. Certo, se parliamo della bulimia, ad esempio una prevalenza dell'1-3%, l'anoressia 0-5-1%, quindi prevalenze basse, però ci sono moltissime forme un po' serpeggianti, no? Subcliniche, diciamo, c'è un atteggiamento che non è ancora la malattia, ma magari un atteggiamento di tipo anoressico, un atteggiamento di tipo bulimico che può iniziare a, cioè che si sta sempre più allargando. Ad esempio si stima che il 10% delle giovani tra i 15 e i 30 anni abbia un qualche problema di rapporto con il cibo, quindi vuol dire che su 110 ragazze, dicevo prima sui ragazzi un pochino di meno, però un po' di meno perché nel corso degli anni si posta sempre più l'attenzione sull'aspetto femminile, in realtà lo si sta osservando molto anche nei maschi, ma magari non c'è una tendenza propriamente anoressica, anche se dei maschi anoressici ci sono, ogni tanto se ne vedono, però ha un'altra modalità di esprimersi il rapporto con il cibo, ma magari c'è, facevamo prima l'esempio che magari i ragazzi iniziano ad andare in palestra, a confrontarsi con alcune immagini a cui vorrebbero tendere, no? Quindi ad esempio magari con muscoli molto in evidenza, eccetera, e quindi ci si inizia magari a spostare su un'alimentazione eccessivamente proteica, no? Con l'idea di in qualche modo gonfiare i muscoli finché stiamo nell'alimentazione, perché poi magari si inizia a prendere anche qualche ormone o qualche cos'altro che vada in qualche modo ad avvicinarci all'idea, no, di corpo che noi vorremmo avere. Sono aggiornata adesso ultimamente sui cartoni dei piccoli, però sì, ma così come le pubblicità, così come... Pur sapendo da una parte che
perché c'è un problema, in realtà poi questi cartoni del futuro in realtà ti educano nel modo sbagliato questi cartoni. Mm. Sì, sì, e poi se non è il cartone, magari la pubblicità che c'è nel mezzo, no? E quindi di fatto sì, quindi non è l'unica contraddizione, però come insomma, su tanti argomenti da una parte si vede che dal punto di vista educativo bisognerebbe fare in un certo modo, ma poi le cose vanno a livello sociale, in realtà questo è che adesso sta, di fatto stiamo parlando del mondo occidentale, quindi vuol dire Europa e America del Nord, perché in realtà tutti questi discorsi di rapporto con, patologici con il cibo riguardano l'Occidente, non riguardano, quindi riguardano, quindi di fatto hanno una componente grossa culturale e sociale, no? E quindi non è recente, perché insomma è un po' una cosa che ci trasciniamo dietro già da un po', ma già dalle Barbie, che ho fatto degli studi che la struttura della Barbie è proprio incompatibile con una forma fisica normale, nel senso che non può esistere una donna in proporzione con quelle forme lì, ma in avanti insomma un po', però adesso siamo in un momento in cui i messaggi viaggiano velocissimi e molto più veloci di quando c'era le pubblicità, no? Soltanto alla sera dopo, prima di andare a dormire, quindi di fatto tutti i messaggi, dai giochi all'alimentazione, alle ragazze che si vedono, a poi l'utilizzo, no? Anche che ne viene fatto, insomma anche questa non è una cosa in cui possiamo addentrarci, però ovviamente se nell'adolescenza il cibo in qualche modo è strettamente collegato al corpo, è ovvio che tutto quello che poi ha a che vedere con il corpo nei social ha una ripercussione immediata poi sul cibo, quindi se a scuola ti dicono guarda che sei cicciona, da lì potrebbe essere la bambina o la ragazzina o il bambino e il ragazzino che magari non ci fa caso a quella cosa lì, ma ci potrebbe essere invece quello che da lì, da una frase, perché a volte insomma, io seguendo alcune situazioni ti senti dire che una frase in qualche modo ha fatto scattare qualcosa. Ovviamente la colpa poi non è di quella frase lì, perché c'era una fragilità pregressa, insomma qui parliamo di tutto un discorso che ovviamente è multifattoriale, però a volte quella frase lì innesca un meccanismo che era rimasto magari un po' tranquillo, che è, e da lì in avanti poi. Quindi tutto ciò che ha a che vedere con il corpo nelle fasi della crescita è estremamente importante. Il cibo è uno di questi e quindi andrebbe, come dire, trattato con molta attenzione e delicatezza da chi è intorno, no? Un po' a queste situazioni. Non lo so, fino a che ora abbiamo, perché non so... Abbiamo ancora un quarto d'ora, non lo so, non mi addentrerei, va bene, magari accenno alcune cose, però nelle singole patologie, quello che dicevamo adesso, quando poi si innescano le patologie, ovviamente non possiamo parlare di una causa, ma di una serie di cause, no? Secondo quello che è un po' il modello di oggi, quindi biopsicosociale, sicuramente anche dal punto di vista biologico abbiamo una maggior fragilità, può essere che siamo predisposti ad alcune malattie, sicuramente anche la parte psicologica è importante, anche quella un po' temperamentale con cui nasciamo, quindi insomma ciascuno di noi ha una sua struttura e quindi ha maggiori risorse, maggiori fragilità, no? E quindi quello in certi momenti della vita conta tanto, e quindi avere qualcuno magari che poi ci aiuta a rinforzare quelle che sono le nostre fragilità e a mettere in evidenza quelle che sono le nostre risorse può essere importante nel nostro percorso, perché se invece magari incontriamo qualcuno che mette in evidenza le nostre fragilità e mortifica le risorse, là ci sono dei problemi. E poi tutto quello che riguarda appunto un po' il cibo ha dei fattori di rischio, no? Per cui appunto
il sesso femminile è tendenzialmente un fattore di rischio, perché si è visto che è una questione un po' più femminile, in realtà non solo. L'adolescenza è il momento di rischio maggiore rispetto alle problematiche per tutto quello che abbiamo detto adesso. Ma non solo, perché innanzitutto adolescenza adesso vuol dire un po' tutto e niente, vuol dire dai 10 anni a, non so, ai 20 quantomeno, ma in realtà poi tutte le fasi della vita un po' di passaggio possono creare delle problematiche psicologiche in generale, ma magari legate al cibo, per cui ci possono essere delle donne che insomma in qualche modo sono state abbastanza bene, magari hanno avuto un po' questa fragilità, ma poi iniziano un percorso di patologico, quindi di bulimia, magari nel momento in cui si separano dal marito, no? Quindi un momento grosso in qualche modo di difficoltà, di lutto, chiamiamolo come vogliamo, può anche lì andare innescare. Quindi è vero che l'adolescenza, ma in realtà non solo, poi adesso appunto tutte le fasi sono un pochino più meno rigide, no? Quindi ma è lo stesso per gli uomini, insomma anche questo discorso, ad esempio facendo questo discorso dell'aspetto fisico, non è raro vedere dei quarantenni andare in dipendenza in certi momenti, no? dal discorso della palestra o della corsa. E lì c'è anche una questione proprio neuronale di circuiti, perché in certi momenti se uno non ha altre gratificazioni, la corsa così come il cibo sono collegati ai circuiti neuronali piacere, quindi liberano endorfine, la corsa tantissimo, e però anche per altri motivi, no? Per cui non è soltanto una questione adolescenziale, poi in realtà siamo tutti molto esposti a quello che ci viene proposto, quindi certi meccanismi possono anche rivenire fuori in altre fasi della vita. Certi problemi fisici possono anche creare magari una predisposizione con delle problematiche legate al cibo, per cui non so, dei bambini che hanno avuto delle malattie da piccoli un po' legate al cibo, delle intolleranze, delle coliti ricorrenti, eccetera, resta poi un collegamento un po' particolare con il cibo, resta un po' una fragilità, quello che dicevamo, quindi potrebbero esserci delle predisposizioni, potrebbero esserci predisposizioni maggiori. E poi chi ha dei tratti più ansiosi o dei tratti ossessivi, chi tende molto a controllare, può poi buttare queste cose anche sul cibo, no? Quindi non so, quei bambini che mettono sempre tutto in ordine, che fanno la felicità a volte delle mamme perché sono precisissime, eccetera, quelle bambine soprattutto, perché spesso sono bambine, in realtà appunto sono molto gratificanti da un certo punto di vista, ma quella cosa lì di avere sempre tutto in ordine può essere poi una cosa problematica, perché si può poi trasformare in un ipercontrollo, no? Di se stessi e delle situazioni, quindi per certi versi l'anoressia è un ipercontrollo, no? Del proprio corpo, del cibo, del rapporto. La dieta, come dicevamo, è un fattore di rischio, perché spesso alcune problematiche partono dalla dieta. Uno inizia a dirlo un po' per scherzo, vabbè mi metto a dieta, no? 13 anni. E però quella cosa lì, soprattutto se non gestita un po' bene, se non può essere un po' pericolosa, quindi insomma adesso andare dal nutrizionista va abbastanza di moda, no? Perché le mamme un po' trendy, porta. È una cosa positiva, perché può essere un'educazione alimentare, eccetera, però se non gestita, se non c'è una formazione anche un po' specifica su questo, dare una dieta precisa in età evolutiva può avere grossi effetti collaterali, quindi bisogna fare molta attenzione. E poi alcune attività lavorative ma anche sportive, no? Per cui diciamo, insomma, anche questo però è un po' più risaputo, se uno fa la modella magari un po' più, però anche le atlete, però anche lavorare in certi ambiti può essere un fattore di rischio rispetto a questo discorso. Volevo solo aggiungere che
Sì. Che però perdono di vista tutta la parte del, cioè, che cosa mangiare, perché una somma. Sì, sì. E quelle sono le più innocue, perché poi, cioè, da lì in avanti ci sono anche siti che invece proprio, come dire, amplificano e caldeggiano quelle che invece sono le problematiche un po' adolescenziali di rapporto col corpo. Quindi se uno vuole iniziare ad andare a vedere come fare a essere più magra, come fare a perdere dei chili, come fa, c'è un panorama ampio di siti, insomma, sia intermedi, poi ci sono i siti, insomma, decisamente negativi, quelli proprio pro anoressia, eccetera, però ce ne sono anche di intermedi che ti insegnano a calcolare le calorie, insomma, per cui molte ragazzine sanno immediatamente, se vedono un cibo, a quante calorie corrisponde, molto meglio di me, o di, a quante calorie corrisponde, che quindi non va mangiato, perché senza si stare a guardare che cosa ci sia dentro quel cibo lì. Quindi quello è così, lo stesso per i maschi, per fare i muscoli, per fare, cioè, quali sono le sostanze da prendere, quali cibi da mangiare, in quale momento della giornata, quali integratori prendere, quindi là dentro c'è un mondo spesso poco controllato, per cui è un problema. La cosa migliore sarebbe iniziare da bambini e non darlo giù, cosa che è difficilissima.
Allora, di per sé è difficile togliere gli zuccheri immediatamente, perché come spiegavamo prima, in realtà esiste proprio anche un circuito del piacere collegato allo zucchero, eccetera, oltre che un circuito. Quindi togliere gli zuccheri così direi che è quasi impossibile, insomma è difficile. Quindi farlo gradualmente, in quanto tempo? Boh, se si inizia già a farlo è già di per sé una cosa positiva, quindi non è che ci sia un tempo. Ovviamente insomma nell'arco della vita prima lo si fa, prima si prende... No, io direi nell'arco di qualche mese, nel senso che comunque... Perché effettivamente dobbiamo, noi, come dicevo prima, siamo abituati a determinati gusti, cioè dobbiamo riabituarci ad altri gusti, quindi banalmente se uno è abituato a bere il caffè con lo zucchero, berlo sé o il tè, quello che sia. Ma il calvinismo può essere un pericolo. Adesso abbiamo parlato di queste, cioè, ma anche l'alimentazione, vi dicevo prima, anche l'alimentazione super... sana, super sana e super controllata, se fatta in un modo un po' calvinista, un po' fanatico, può essere un problema. Tanto adesso siamo passati velocemente, però c'è addirittura un nome questa malattia, insomma, questo atteggiamento che si chiama ortoressia, magari vuol dire che uno fa tutto benissimo, no? Cioè, ci sono dei vegani perfetti che proprio non sgarrano, e quella può essere un'alimentazione super sana. Il problema è che poi il pensiero del cibo è un pensiero costante e ossessivo per tutta la giornata, quindi io devo mangiare sano, no? Quindi quella cosa lì, poi uno mangia sano e quindi uno dice vabbè, dal punto di vista organico va bene, in realtà essendoci poi anche la componente psicologica non va bene per niente, perché uno poi mette lì, no, quel controllo, quella rigidità che comunque ha, e quindi la va a infilare lì. Quindi bisogna poi fare attenzione anche alle regole troppo, quindi un dolce, la cioè vanno bene, no? Quindi non è... Non puoi mai mangiare il massimo, la base ci deve essere una roba un po'... Cioè un'alimentazione, poi ogni tanto va bene il Mars, va bene anche la Nutella, cioè poi ci sono dei cibi comfort che hanno anche loro un significato, no? In certi momenti, che non è che possiamo poi... Però un comfort notevole, ma non so, poi ciascuno ha i propri comfort a livello alimentare, non. E uno deve tenderci sempre con la flessibilità, ecco questo, per cui no, nell'arco di qualche mese, perché è un meccanismo comunque lungo da far retrocedere, quindi... E va bene, io chiuderei, perché altrimenti poi ci addentriamo, quindi il discorso poi proprio di delle singole patologie, però direi che abbiamo fatto un po' una carrellata, quindi il senso era, come dire, un po' darci degli spunti e ripercorrere il fatto che il cibo è una componente organica fisica, ma è una componente psicologica, e che sia nell'un caso o nell'altro può essere fonte di benessere fisico, o malessere fisico e psicologico, malessere, quindi è un aspetto da tenere in considerazione. E grazie di esserci stati, non eravamo tantissimi, insomma, grazie per l'attenzione. Allora, ne approfitto per salutarvi, per ringraziarvi per la partecipazione, ringraziamo anche la dottoressa De Ferrari e la dottoressa Vengust, e vi ricordiamo il prossimo appuntamento con i seminari del progetto ARIA, che è mercoledì 27 novembre con il tema corpo e adolescenza a cura dell'associazione ARIA G. E vi auguro buona serata.